un'impostazione particolare e diversa. Atleta qui nella storia della mia vita, 65 anni o sono, nacque la mia passione per l'attività editoriale. La Calabria, solo questa regione non aveva una casa di prezzo. A Cleto non c'era nemmeno un giornale. Per poter far avere il giornale a Cleto, prima ho dovuto chiedere la nomina di corrispondente dei vari giornali, cioè il giornale quotidiano, il rivista, eccetera. Poi bontà del mio compagno Anselmo, che accettò la vendita del giornale, mi preoccupai di far avere tutti i giornali che allora si pubblicavano in Italia. Forse ancora c'è pure qualche parte, in qualche parte. Credetemi adesso, il mio cuore si è riempito oggi di un eccezionale gioia, non so dire altro. Un cuore che abbia una pulsazione diversa. Atleta qui nella storia della mia vita, 65 anni sono, nacque questa mia passione. E non solo. La Calabria, in sola questa regione, non aveva una casa di prezzo. Atleta, nonno, come dicevo, nonno arrivava nei giorni. Qui la cultura non c'era, non c'era. La Calabria, solo questa regione non c'era una casa di prezzo. E qui feci nascere, nel 52, la prima attività di parlare del giorno. Nacque con protesta liberatoria, contando sulle proprie forze, senza subire condizionamenti sulle sue decisioni. La casa editrice oggi è affidata a mio figlio Walter. Alla nuova generazione. Ha già festeggiato gli 85 anni di vita. Ringrazio tutti voi per questo straordinario felicità. La manifestazione che avete voluto dedicare alla mia persona resterà viva fin quando chiuderò gli occhi, per sempre. Ma ugualmente resterà nei posteri. Resterà viva nei ricordi dei miei figli, perché questo ricordo resterà nella storia e io ve ne rendo grazie. Grazie, signor Santo. Un abbraccio a tutti voi, al sindaco, alla sua amministrazione, a tutti i cittadini che mi hanno voluto e mi vogliono bene. Mi sento orgoglioso e nello stesso tempo mi sento lungo data la vostra partecipazione e il vostro amore verso la cultura principalmente e verso di me. Grazie.
ringraziare, non l'ho fatto prima per l'emozione. Volevo ringraziare non soltanto voi che siete presenti, ma anche diciamo, gli amministratori dei paesi vicini, la professoressa Ciabattini, Gaiello, il sindaco, nonché presidente Fabio Bucci, è impegnato già in un altro piccolo in comune, già sulla mattina di venire, però mi ha dato la rete rappresentante, la professoressa Baldini, che per anni ha insegnato a Creto. Ringrazio il sindaco di Procura Albanese, Ercolino Conti, che è venuto insieme anche alla minoranza, questa cosa molto bella. Ho detto così perché il capo della minoranza è la figlia, quindi per questo ho sottolineato il capo. E ringrazio l'amministratore storico di Milano, Giovanni Barone. Il marito è quello che ho impegnato, grazie per essere poi il grande Raro, il grande sindaco di San Marco d'Aquino, l'onorevole Leopoldo Fontana. Io disturbo spesso e al quale spesso affido i sogni e le speranze di questa comunità. Dico, dacci una mano, mi raccomando. Vediamo l'autostrada che scorre sotto di noi, noi siamo isolati, e siamo ancora isolati, credo. Oddio, allora c'erano le strade senza bitume e tra la Cosenza bisogna fare mille tornate. Adesso però come avete visto la strada provinciale della città desiderata, insomma siamo un po' la montagna russa, però sono convinto che adesso con il nuovo presidente, con il nuovo poco presidente Franco, non lo so. Comunque penso che sarà attenzionata. Ringrazio anche le associazioni che vedo, poi ringrazio gli amministratori di Serra, Guerino Medicino, dottore storico amministratore di Serra, Paradiso, quell'altro assessore. Ringrazio le associazioni, il professore Franco Iacucci di Cretart, ringrazio la presidente di Creto Festival, l'associazione La Piazza, Carlo, che poi se c'è tempo ci fa vedere pure qualcosa, ci fa sentire qualcosa. E ringrazio ovviamente la presenza dei congiunti del professore Pellegrini, speriamo di continuare con questi rapporti, di volerci bene anche i nostri figli, di esulteremo in questa direzione. Lo tengo sempre di conto, le persone che hanno dato gusto a Creto e che si impegnano, la loro intelligenza per la cultura, perché ripeto, la cultura è l'unica che può formare cittadini e degni, e quindi possiamo riprendere quei pilastri su cui si è fondata sempre l'attività del professore Pellegrini, i pilastri che sono i valori di sempre, la democrazia, la libertà, quindi la patria, queste cose lo ha sempre parlato, e difendere la nostra terra con l'impegno, con l'onestà. Non dobbiamo fare più piagnoni, però dobbiamo impegnarci per imporci, secondo l'insegnamento del professore, all'attenzione del governo nazionale, senza complessi, con dignità, facciamo presente i nostri problemi, come ha fatto lui, con le speranze che trovano una soluzione. Se ho dimenticato di ringraziare qualcuno, chiedo scusa, a volte capita, per come si dice, a moto se ne esco e dimentico più facilmente di me in passato. Grazie. Ripeto, la presenza di questo amministratore la vostra, sono dovute a un editore che, come ho scritto e detto, non è un editore come tanti, è un editore illuminante,
perché la Calabria è nel buio. L'editore, il professore Pellegrini, ha oggi il suo nome, quel nome è diventato fuoco. E poi dietro il suo esempio sono sorte anche altre case editrici che sono scintille di questo fuoco che lo ha saputo accendere nella terra di Calabria. Grazie professore. Poi abbiamo riportato qualche brano di Pavese che dice: paese vuol dire non essere soli, sapere che la gente, le piante, le montagne, c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta all'aspettante. E allora il tuo dire c'è solo Pavese. Questa è la pergamena che mi amo. Sì, un attimo, l'amministrazione comunale di Pietro, il consiglio comunale, con votazione, unanime e palese, deriva il numero 31 del 2017, conferisce al suo illustre figlio, professore Luigi Pellegrini, editore, scrittore, poeta, regista Gabriele Manfoce, la cittadinanza onoraria, per aver dato lustro e onore col suo pregiatissimo e intenso lavoro al suo paese nativo, lontano, ma sempre vicino al suo cuore. Con una riconoscenza molto attento e sempre del suo cuore.